Sì, grazie Presidente. Stavo ascoltando le parole del collega del PD che dopo 7 anni viene e dice a noi quello che bisogna fare. Un po' mi viene da sorridere, no? E qui... Presidente, il 13 e 14 dicembre, data importante per il nostro Paese e per il Consiglio d'Europa stesso. I punti sono 4. Il primo è il bilancio a lungo termine, per cui 2021-2027. Il mercato unico, la migrazione e le relazioni esterne. Sono 4 punti veramente importanti. Allora cosa chiediamo? L'Italia versa all'Unione Europea 12 miliardi, per cui il primo punto non ci devono essere ulteriori pressioni fiscali per i contribuenti del nostro Paese. Stop. Pace di sostenere la famiglia e le nuove generazioni, uniche, capaci di garantirci il futuro. Un principio anche veramente, un pensiero dell'Unione Europea alla famiglia. Un sostegno al settore dell'agricoltura, garantendo e valorizzando la qualità dei prodotti agricoli italiani. Rafforzare i programmi e stanziare ulteriori somme per il COSME, per programmare e parlare di piccola media impresa, aiutare una cultura imprenditoriale a livello europeo. Nel mercato unico, punto 2. Aumentare, sì, gli sforzi per un mercato unico, ma non nel concetto che siamo tutti uguali. Mi piacerebbe un'Unione Europea che valorizzi i singoli paesi. Non siamo tutti uguali, ma aumentando e valorizzando le differenze ci rendiamo e riusciamo ad avere un'Unione Europea grande e importante, altrimenti siamo tutti uguali. In tema di migrazione, io penso che il nostro Paese abbia fatto veramente la sua parte, perché non c'è solo l'aiuto delle persone che arrivano qua e che dobbiamo dare una mano, i migranti, per cui un costo diretto, il cercare di integrarli, ma anche un sistema sanitario nazionale che li aiuta nei momenti di difficoltà. Io penso veramente che il popolo italiano abbia fatto tantissimo ed è per quello che dobbiamo rivendicare questo nostro sforzo all'Unione Europea, perché uno sforzo l'Italia l'ha fatto e con tutti i contributi dei nostri cittadini, per cui è una cosa veramente importante. In tema di relazioni estere, è importante. Io faccio parte della Commissione esteri e mi sono reso conto abbiamo fatto molte audizioni e in tutte queste audizioni ho percepito una cosa: l'inutilità delle sanzioni alla Federazione Russa. Io capisco che noi dobbiamo decidere insieme e dobbiamo essere uniti con l'Unione Europea e parlare con una voce unica, però ci rendiamo conto che queste sanzioni oggi danneggiano le piccole e medie aziende italiane. Per quanto riguarda l'Africa, la pacificazione e lo sviluppo del Corno d'Africa possono assicurare condizioni di vita migliore alle popolazioni locali e contribuire alla stabilizzazione dei rapporti internazionali. Concludo dicendo, e io su questo Presidente la stimo molto, che ogni tanto il no serve per far crescere. Come il babbo e la mamma dicono i no per aiutare i figli, ogni tanto anche l'Italia deve dire qualche no per far crescere l'Unione Europea. Quando è ora di dire sì, diciamo sì, e quando è ora di dire no, dobbiamo dire e avere il coraggio di dire no per la crescita. L'Italia oggi, a differenza di qualche collega che ho sentito oggi in aula, ha detto italietta, l'Italia oggi col nostro governo non è più italietta ma è Italia. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.